attacca con quel discorso lì, poi vediamo che cosa riguarda. Vai. Dun, come faceva Radio Londra, e vi ricordate bom, che bom, bom, dun, 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 dun. Come si sentiva Peruzzi a grattarsi con gli occhi. Allora poi è stato Ferrara che l'ha ritirato fuori per un suo programma inizialmente piuttosto provocatorio. In un secondo tempo però si è capito perfettamente che era un altro programma stile servizi segreti anglo-americani, essendo il buon Ferrara uno dei servizi, ma non a caso, perché il signor Giuliano Ferrara al tempo delle Brigate Rosse di prima linea, lui era il presidente dei comitati studenteschi e poi passato a lotta continua, diciamo a sostegno laterale, diciamo così, di lotta continua. Dopo quindi, essere stato responsabile. Non a caso anche allora infiltrato dei servizi segreti italiani, del MI6, del Mossad, della CIA, tutti quanti assieme ovviamente, assieme, apparentati come sempre. Dove faceva il conduttore fasullo della rivoluzione studentesca. Esattamente. Eccolo. Dopo essere stato, mentre lo era, responsabile del Partito Comunista Italiano del Piemonte, quindi posizioni eccezionali, certo. Veramente posizioni eccezionali. Posizioni dove controlli il dissenso, l'opposizione vera. Esattamente. Come Ferrero, che abbiamo visto l'ultima volta al nostro incontro a via Cavour il 22 gennaio, che io gli ho lisciato la testa e ho detto anche qui sei carino, gli ho fatto così. Naturale, hai fatto bene. A Ferrero, che non è quello della Nutella, la Nutella è un'altra cosa. E Ferrero, la Nutella è autentica, quella della FLM, quella dei metalmeccanici. Sì, bei meccanici, molto metalli. Vabbè, allora entra nel vivo della questione. Allora, l'altro ieri, inattesamente, se si può dire, improvvisamente, anche ricordati quel film. Mi piace coniare parole inattesamente. Ma ti ricordi quel film improvvisamente l'estate scorsa? Bellissimo. Proseguiamo. Inaspettatamente, diciamo più accademicamente. Due giorni fa, all'improvviso. Fintanto che i cinesi si muoveranno così stiamo abbastanza tranquilli. E quando arriva Tamujin che so cazzi. Lasciali muovere i cinesi. Anzi, con questi suoni, no? Come diceva, questi canti e questi suoni tu fai le rotoli coglioni. A Roma della Suburra è un proverbio classico della Suburra trasseverina, attribuita a una nota canzone Valencia, cantata non a caso da Claudio Villa. Valencia, questi suoni, quanti suoni tu ce l'hai coglioni. Andiamo, proseguiamo. Allora, stavamo dicendo, inaspettatamente, due giorni fa all'improvviso è scaturito una gran fumera, come si dice a Roma, cioè una nuvola di nero inchiostro che ha tappezzato praticamente tutta la parte sud, a partire dal raccordo anulare, andando verso Anzio, Fiumicino. E questi meravigliosi luoghi di villeggiatura, frequentatissime da brava gente che si vuole abbronzare, ed è un abbronzamento gratuito. Ed è durato parecchie ore, un incendio di notevoli proporzioni, fino a che diciamo, l'informazione ha cominciato a trapelare
e si è saputo che insomma era uno stabilimento industriale che era partito così, la comunicazione ufficiale, era uno stabilimento industriale che aveva preso a fuoco, però ieri si è aggiunta la comunicazione da un amico molto addentro a certe vicende, esattamente, che non, per la sua posizione professionale. Per cui... A proposito del fuoco, mi è venuto in mente un fumetto del grande Iacovitti, al quale io per l'ennesima volta... Il gotico volta... Flambeau. Parlavamo del Flambeau invece del Flambé. Quale Iacovitti faceva appunto vedere che in un suo fumetto molto bello che arrivavano i pompieri... Io c'avevo sempre il diario Iacovitti a scuola. Certo. Diario Iacovitti è stato eccezionale, ma i fumetti che lui aveva fatto negli anni 48, 49, 50 erano i più profondi, ovviamente, perché erano anche innovativi, e poi dopo si è un po' sdiluito. Poi quando è diventato di moda, perché è stato acquisito dai radical chic, si è un po' ammollito come grande capacità di analisi del costume italiano. Satirica. E mi ricordo benissimo uno o due fumetti. Lui aveva un fumetto che si chiama Pecos Bill, una cosa del genere. Pocos Bill. Pocos Bill. Però Pocos Bill. Perché all'epoca c'era il fumetto che si chiamava Pecos Bill. Sì, sì. E io ero un collezionista che dove c'era, assieme a Pecos Bill, c'era un ipotetico Davy Crockett, tutto sbandollato, tutto disegnato malissimo, con una faccia, con un cilindro in testa, con la faccia di uno sciagurato, eccetera. Allora, c'era questo fumetto dove si vedeva che quando arrivavano i pompieri, che erano tutti questi pompieri appiccicati, capito, al carro dei pompieri, ed erano... Che volavano! No, erano anticipati da un gruppo di pompieri a piedi che correvano smuovendo i campanelli, capito? Questo è molto bello, indicativo della velocità con cui i pompieri arrivano in Italia. Comunque, proseguiamo. Allora, l'amico che occupa una posizione, diciamo, strategica in certi ambienti, in certi ambienti normalmente ci passa un sacco di informazioni. E questa informazione ce l'ha passato lui, e cioè praticamente non faccio per il momento il nome dell'impresa, dell'azienda che è andata a fuoco, anche perché non me la ricordo esattamente, quindi non voglio rischiare di... Ha impressionato mezzo Lazio. Esatto, non voglio rischiare di impressionare nessuno prima del tempo. Comunque, questa società, che opera oramai da parecchi anni, da almeno una ventina d'anni, se non di più, sul territorio, ad un certo punto ha iniziato ad operare senza nessuna autorizzazione legale. Certamente. Anche perché, poi lo diremo dopo, oggi il problema va oltre, perché esiste una normativa europea che è niente meno che la responsabilità sociale di azienda, che va ben oltre alle singole responsabilità che l'azienda ha nei confronti dei propri dipendenti o delle persone che adesso vivono nei dintorni. Hanno finalmente rilevato un aspetto importante, che l'azienda è determinante sul territorio. Esattamente. Per l'ambiente, per la vita sociale, per la vita economica, ha una responsabilità sociale, esatto, politica, oltre che sindacale. Esattamente. Quindi noi, cominciamo subito col dire che noi batteremo molto su questo tasto, anche perché tu mi hai dato, dando la notizia di questa cosa, mi hai dato il destro per dire che nel caso specifico di questo schifo le prime responsabilità sono dell'ente pubblico. Poi ci arriviamo. Vai avanti, vai, prosegui. Allora, qui praticamente c'era un'azienda che operava del tutto illegalmente. Perché? Perché è vero che aveva delle autorizzazioni, ma delle autorizzazioni lasciate in carenza di legittimità, in carenza di autorità, cioè
avevano autorizzazioni rilasciate dalla provincia e dal comune, quando invece in materia di trattamento dei rifiuti e dei liquami, dei rifiuti speciali in particolare, come questa azienda trattava, hanno bisogno di autorizzazioni regionali o di, addirittura di istituti nazionali, perché devono asseverare, asseverare il loro comportamento a degli obblighi di legge vincolanti, assolutamente ineludibili, che la provincia o anche per esempio l'ARPA provinciale non ha sufficiente ruolo per poter... provinciale, è regionale. No, l'ARPA, anche l'ARPA regionale, sì. A parte la sua totale assenza nei confronti dei veri problemi ambientali della regione Lazio, perché non mi sembra che sia mai stata presente da qualche parte. Esatto, cioè... E ancora peggio, una volta richiesta di intervento, se l'hai guardata bene dall'intervento. Certo, perché? Perché si faceva forte sicuramente delle tangenti rilasciate a personaggi illustri politici o anche a gente insediata abusivamente su alcuni troni, diciamo così, di quegli enti controllori che avrebbero avuto l'obbligo di verificare semestralmente, addirittura in alcuni casi, la retta condotta operativa da parte dell'azienda, di un'azienda del genere. Per un'azienda che è adibita al trasporto, alla conservazione o alla eliminazione della cosa. O al recupero e al riciclaggio. Esattamente. Ecco, tutto ecco questo. Ecco che arriva il nostro amico. Stiamo parlando proprio in questo momento, indovina un po', di responsabilità sociale dell'azienda, qui seduto qui, dove dovrai dire anche la tua sull'argomento. Io ho qui la prima parte, le conosci, leggi la terza pagina, che è il riassunto, è quello che ecco. Sviluppo progetto Nova Asso Consumatori Standard CSR. Vabbè, questo che c'entra con quello che stiamo facendo? Perché il progetto della responsabilità sociale. Non facciamo tutto un miscuglio, un tourbillon. Non a caso stiamo puntando l'indice su questo problema che lo Stato italiano ha volutamente ignorato e sul quale invece noi punteremo in futuro per le nostre denunce. Allora, qui va ricordato l'articolo 47 della Costituzione. L'articolo 47 della Costituzione è chiarissimo e parla appunto della responsabilità indirettamente, diciamo, ma chiaramente della responsabilità sociale e civile in generale delle imprese nel suo complesso, perché parla dell'intervento degli impiegati all'interno dell'azienda, della forza lavoro all'interno dell'azienda, della compartecipazione degli operatori e dei professionisti che lavorano all'interno dell'azienda, ma non escludendo anche l'intervento esterno, perché quando tu hai una società che fa il trattamento dei liquami o dei rifiuti tossici anche speciali, tu non puoi eliminare dal contesto della gestione aziendale anche il comune, anche le associazioni ambientalistiche e quant'altro. Quindi questo è da tenere presente, esiste già nella legislazione italiana fin dall'origine, cioè dal capisaldo della Costituzione, l'articolo 47 che determina questo tipo di scelta. Hai qualcosa da dire in merito? Sono d'accordo perfettamente con lui, ma il problema non è un altro. La Costituzione dice questo, poi bisogna, come in tutte quante le articoli della Costituzione, dare uno sviluppo e dare un contenuto a questo articolo. L'Unione Europea l'anno scorso ha stabilito che tutte quante le aziende debbono essere certificate con la responsabilità civile d'impresa. Quest'anno è stato recepito, nel 2016 è stato recepito nella legislazione italiana questo principio.
Ma recepito questo principio, che cosa significa? Cioè, per poter stabilire la responsabilità occorre uno standard di riferimento, cioè una specie di bollino, che non è l'ISO 2000, tutto quanto così, è tutto no, lì. No, no, quello te lo compri. Va bene, il discorso è un altro, bisogna intendersi su cos'è lo standard. Noi crediamo, io e il mio staff, per cui anzi adesso collabora Vitalia e tutto quanto così, abbiamo stabilito questo standard, secondo me, che è scientificamente provato. Qual è questo standard? Parole povere. Noi consideriamo dei codici, ogni rapporto, tipo lavoratori, ambiente, istituzioni, banche, dipendenti, fornitori, è un codice. Questo codice deve essere, non ci interessa con quale sistema, quello che usa la Bocconi, quello del giuslavorista e tutto quanto, deve essere inattaccabile e granitico. La somma di questi codici fanno il bilancio. Questo bilancio, che sarebbe il bilancio vero, sociale, deve essere soprattutto un bilancio reale, perché è un bilancio che i terzi devono conoscere come aderente, come vero, anche se ci sono delle situazioni purtroppo che bisogna inserire e si è costretti a inserirle. Bene, ecco. E questa è la base, e successivamente questo bilancio deve diventare anche con una disposizione di legge un bilancio fiscale, per cui bilancio sociale, bilancio reale, bilancio fiscale devono coincidere. Questo è l'unico standard. Bene, da questo punto poi noi elaboriamo un discorso che i manager validi in una direzione fanno un'opera d'arte del lavoro, oppure i manager non validi, che non hanno quella base granitica dei codici, invece fanno gli imbrogli e tutto quanto, e l'abbiamo chiamata tendenzialmente criminale. Purtroppo la Bocconi è un'università dove insegna alle persone a ottenere il massimo profitto, e questo punto è tendenzialmente criminale. Questa impostazione è stata fatta a noi 10 anni fa, bene? È inserita in un volume che si chiama Il rischio e la speranza. Bene, dove a un certo punto c'è anche inserito un racconto di Fitzgerald, Il decennio perduto. Perché i due legami? Perché 12 anni fa è stata impostata questo discorso, che si pensava che fosse ovvio, poiché oggi non è stato ancora messo in atto. Noi abbiamo inserito un racconto di Fitzgerald, Un decennio perduto, perché diventa un decennio perduto. E sono contento perché l'altro giorno, sul venerdì, è stato ritrovato tutto quanto una serie di inediti di Fitzgerald, bene, e negli articoli questo qui viene considerato il suo capolavoro. Quindi in un certo senso noi, come Nuova Assicurazione in particolare, abbiamo un volume unico al mondo che è scritto dal più grande scrittore americano. Di nuovo, la compartecipazione tra te e Francis Scott. Sì, ma non a livello letterario, ma a livello idea. Certamente. A livello idea è nato. Vai, infatti, qualcosa da aggiungere? C'è scritto che ogni racconto deve essere un'emozione corrispondente alla realtà. E noi in definitiva diciamo che possiamo dire anche che, studiando la responsabilità sociale, ovviamente le cose si incredono. Abbiamo inserito anche Fitzgerald in un mentore di questo. Bene? Beh, allora, in aggiunta a quanto affermato da Antonio, C'è da chiarire un aspetto importantissimo. La realtà, tieni presente, la realtà. C'è da chiarire un aspetto importantissimo della mistificazione oramai dei 5 secoli in cui è stato introdotto il concetto del bilancio con la partita doppia. La partita doppia, come ho scritto nel mio libro, come ho evidenziato anche nella conferenza di Arezzo della settimana scorsa, la partita doppia è una mistificazione totale. Ecco il perché dei bilanci fasulli, interpretabili e quant'altri, non solo delle banche, ma di qualunque tipo d'azienda, per una serie di motivi che adesso è troppo lungo spiegare, ma comunque sia, come ha evidenziato anche Nicoletta Forghieri in quell'occasione lì ad Arezzo, il discorso è che c'è una intenzionale, primordiale, primigenia volontà intenzionale, proprio profondamente intenzionale, di truffare il controllore della partita doppia. Fin dall'origine, non a caso l'inventore della partita doppia, quello ufficialmente che ha messo il puntino su... Era un frate francescano, Luca Bartolomeo Peccioli, il quale Peccioli era un amico, fra l'altro, anche di Leonardo da Vinci,
Ricordiamoci che i francescani furono quelli che provocarono la morte di Girolamo Savonarola, nemico degli usurai. Beh, perché te credo, perché andava dicendo appunto la verità e dava fastidio, mentre i francescani, che poverini, quelli che non sono senza niente, in realtà sono una delle associazioni più ricche all'interno del corpo della Chiesa Cattolica. Viene considerato il sangue del principe del mondo. Veramente una grossa personalità. Non sono il padrone, quello che ha messo a punto. Volevo appunto che io sono d'accordo con te su questo fatto, però questo è un elemento, secondo me l'elemento essenziale, non l'abbiamo evidenziato, è questo, è il, cioè, si scambiano i mezzi, i fini per i mezzi. Il mezzo può essere qualsiasi cosa, bene? Il fine è che ci sia, specialmente oggi con la tecnologia e tutto, una situazione nel rispetto dell'altro di evidenza, di validità. Io devo sapere, quando leggo questo bilancio, che qui mi si dice la verità, che poi può essere una maniera, ci possono essere dei giri e tutto, però corrisponde alla verità. Quindi lo standard di riferimento non è il bene comune venuto dall'altro, non è la legge naturale, non è la legge mosaica, non è la beneficenza, quelli sono tutti palliativi per coprire, per esempio, con un ospedale nel Congo, oppure un'elargizione per il premio Strega e tutto quanto, gli errori, oppure Save the Children, che noi abbiamo denunciato due anni fa, di Soros, tutto quanto. Questo discorso è quello che poi dopo, se esce fuori, crea all'origine il discorso famoso tendenzialmente criminale. Quindi noi vogliamo costringere le persone tecnicamente a dover essere onesti. Invece qui si cerca il sistema per essere disonesti, e lo provano sia della Silicon Valley con tutte quante le grandi società, Amazon e tutte quante, le quali non creano valore, ma a un certo punto cercano quel poco valore che c'è in giro di scremarsene una parte per loro. Quindi qui siamo in presenza di criminalità ad altissimo livello, sofisticata. Quindi bisognerebbe, grandi e piccole aziende, fare in maniera che qualsiasi persona che viene in contatto con loro si guarda il bilancio e dice, e lo fotografa. Il 99% dei bilanci sono falsi. Ma non questo standard di bilanci, perché lo standard di bilancio attuale è di nascita truffaldino, detto nascendo da un personaggio, sì, del genere, che era implicato, è stato implicato in vari, sì, però, situazioni. Cerchiamo veramente di arrivare alla conclusione, sì, qui il problema partendo dalla definizione della funzione di truffa della partita doppia, lo puoi risolvere soltanto superando in un'altra richiesta, bravissimo, popolare. Allora, bravissimo. Quindi il bilancio deve essere, come ha detto Antonio, il bilancio di un'azienda deve essere un bilancio che comprende sia il fatturato, quello che il fatturato rappresenta per l'ambiente, per la località, per le persone che abitano nell'ambiente, anche a livello nazionale. Certo. Una Fiat non può portare in Olanda i libri contabili, non, sì, può portare in Inghilterra i conti fiscali. Certamente. E quello è il principio fondamentale. Chiudiamola qui, chiudiamola, perché sennò andiamo troppo per le lunghe. Il discorso è proprio questo, cioè a un certo punto i cosiddetti codici, significa che anche spulciandoli 100 volte, i lavoratori, limitatamente a tutto, non hanno nulla da dire, non c'è mobbing, non c'è rivendicazione, l'ambiente non c'è nulla da dire, non ci hanno messo, che se noi abbiamo un utile per avere dei bonus, per avere un utile a fine anno per gli azionisti, così, e dopo 5 giorni il comune di sequestra gli impianti per tutto quanto, vuol dire che quello che hai presentato, quello standard di realtà, non è uno standard, è uno standard fasullo, è uno standard costruito, è servito solamente per un immediato interesse, come insegnano alla Bocconi, in qualunque maniera fare profitti. Questa è una impostazione criminale. Monti, che era rettore della Bocconi, è una persona tendenzialmente criminale. Infatti appena perché insegna così è già criminale. Esatto. Sara Tommasi, che era studentessa della COSO, bene laureata la Tommasi, oggi è una persona che ha appartamenti, COSO e tutto quanto, quindi forse la testimonial ha venduto un oggetto di pregio. Esatto. Quindi lei a un certo punto, quando si è laureata, gli hanno detto: guardi signorina, complimenti, lei deve cercare di avere il massimo profitto con quello che ha imparato.
e lei la, se no io profitto solo con quello che ho, con quello che mi ha dato il buon Gesù, ha diversificato la sua attività professionale. Molto. Vabbè, con questo chiudiamolo, cari amici, perché ce la andiamo troppo per le lunghe. Arrivederci a tutti. Ciao a tutti.